Ciao a tutti, vi ringrazio per questa giornata qui con voi. Ecco, sto rientrando a Roma. Mi porto dietro il gusto della bellezza. Quando sono entrata qui in chiesa stamattina sono rimasta senza parole, non perché il luogo non sia bello, perché è talmente bello, semplice, immediato, anche chiaro, che ti predispone il cuore ad un ascolto che passa tramite altri cioè sensi. Entrando qui ho usato gli occhi per guardare il cioè pavimento, ho alzato gli occhi verso cioè l'altro. Credo che qui c'è un luogo prezioso, ecco, c'è uno scrigno grande. Ecco, forse una delle cose belle di questo luogo è che questi cioè mosaici, che l'architettura, ecco, della stessa diocesi ha una parola per noi oggi. Una parola, mi viene cioè da dire, parlavo con Andrea e con gli altri, per la sete che l'uomo ha oggi. Ecco, sono stata qui tutto il giorno dove abbiamo cioè lavorato sull'accessibilità. L'idea sarebbe che questo luogo, ma più che mai che la cioè bellezza sia per tutti. Stiamo cioè lavorando, alcuni passi sono stati già fatti, e questa è una cosa bella, perché la vostra diocesi non parte dal cioè nulla, anzi c'è un cammino, ecco, già fatto da alcuni anni, ma sempre più vogliamo cioè far sì che le persone con cioè disabilità siano partecipi nel processo di partecipazione al c'è museo. Stiamo pensando percorsi che vedono protagoniste, vedono partecipi anche le persone con disabilità intellettiva. Se pensate che le persone con bisogni comunicativi complessi sono all'incirca il 60% delle persone con disabilità, persone che usano altri cioè linguaggi, la lingua dei segni, la comunicazione aumentativa e alternativa, che usano visi reading o altro. Ma la cosa bella è poter vivere un'esperienza di arte e fede per tutti e con tutti, senza escludere c'è cioè nessuno. Allora credo che il nostro cioè lavoro è sia un cioè lavoro che non escluda c'è cioè nessuno, cioè cammino ed un percorso sulla bellezza con tutti. La presenza di Suor Veronica Donatello qui da noi ad Aquileia è stata un dono prezioso, un dono dal punto di vista umano per le caratteristiche che ha questa donna straordinaria, ma anche un dono perché attraverso la sua voce abbiamo potuto conoscere le strade che oggi vengono percorse sia a livello italiano ma anche a livello internazionale per far sì che ogni essere umano, ogni persona, possa sentirsi pienamente accolta nella propria dignità, nei grandi monumenti e nelle testimonianze dell'antichità. Dal punto di vista operativo, è stato per noi un aprirci di tantissime nuove strade. Anzi, credo che da questo incontro, si apre un percorso di inclusività che dovrebbe caratterizzare, la nostra basilica da qui in avanti. Cioè, l'obiettivo è quello, da una parte, di far sì che ogni persona, portatrice anche di disabilità, persone magari non vedenti, non udenti o persone che hanno difficoltà motorie, possano trovare nella basilica la propria casa entrando senza alcuna limitazione, senza alcuna barriera. Ma dall'altra parte anche la capacità di guide, di poter insegnare e presentare la nostra basilica in modo adeguato a persone appunto portatrici di queste disabilità, ma soprattutto che siano proprio esse ad avere una formazione per diventare a loro volta accompagnatori e aiutanti nello scoprire le grandi meraviglie, i grandi misteri che sono presenti all'interno della Basilica di Aquileia. Quindi veramente un dono prezioso di cui faremo tesoro in questo nostro cammino, sia verso il giubileo dell'anno 2025, sia verso la capitale della cultura, Nova Gorizia e Gorizia, anche nel 2025.